amici, allora siamo pronti per la crescita di Pasqua. Ok, prendi qualche pezzo. Gli ingredienti sono molto semplici: farina di grano tenero, uova, latte, olio di oliva extravergine, lievito di birra, sale, pepe e del formaggio. Formaggio che sia un formaggio comunque di qualità. Formaggio, noi qui in questo caso abbiamo utilizzato del parmigiano reggiano 24 mesi perché è un prodotto d'eccellenza del territorio italiano. Allora adesso Marco iniziamo a fare questa... abbiamo preparato la fondina, no? Abbiamo preparato la fontana, la fondina di farina, dove poi all'interno metteremo il lievito che viene diluito nel latte. Quanti cubetti ne mettiamo di lievito? Mettiamo 4 cubetti da 25 grammi al cubetto. Allora adesso nel frattempo sciogliamo il latte con il lievito nel latte. Adesso sta aggiungendo il formaggio che lo va a miscelare alla fontana di farina. Comincia a rompere le uova. Quante uova mettiamo, Marco? Allora la ricetta chiama 8 uova, ma se le uova sono piccole possiamo fare un'aggiunta di un po' di olio. Sono pronto, Marco, per il lievito lo stiamo facendo. Procedo? Allora vado, Creiamo un bel impasto omogeneo, che è importantissimo che l'impasto sia bello omogeneo, liscio, morbido. E morbido, soprattutto come dice Marco, perché la morbidezza crea sofficità. Intanto faremo fare una lievitazione di circa 3 ore. Prendiamo l'impasto che ha lievitato, quanto, 2 ore e mezzo? Sì, circa. Ecco, che è stato già girato una volta, no? Sì, abbiamo impastato e rifatto lievitare. Bene, allora. Adesso lo prendiamo senza, delicatamente, senza rompere gli alveoli che si sono formati. Vediamo una leggera tondata. E la posizione non è usata un po'. Marco! Adesso Marco ci tira fuori la crescia di Pasqua, oppure pizza al formaggio, piatto tradizionale dell'entroterra. Bene. Ah, ho fatto un po' di carta. Andiamo a rifugiare. Scotta, Scotta, vero? Abbastanza. Oh, perfetto. Qui abbiamo un'ottima crescia di Pasqua che potremmo anche andare a farcire con degli ottimi salumi. Sì, questa può essere utilizzata anche come sandwich. Piccolo accorgimento, amici, non dovremo tagliarla finché non è raffreddata perché si rassoda. Però noi, per ovvie ragioni di tempo, la tagliamo e ce la mangiamo. Vai. Crescia di Pasqua è pronta, l'abbiamo tagliata, adesso amici la andremo a mangiare. Intanto vi salutiamo e ci vedremo alla prossima puntata. Ciao amici, a presto, ciao.